Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua con un'altra puntata di Aiuto al Fumatore. Io sono sempre qua per recensire delle sigarette che mi ha portato il gatto. Questa qua me la l'ha portata dall'Egitto, infatti queste qua sono le Cleopatra Superstar, con su Cleopatra penso, non lo so. Tutte scritte in arabo, non posso dire che cazzo ci sia scritto, non so la scheda tecnica, perché non so dove cazzo sia riportato. No, forse qua sotto, vabbè. Poi vediamo un attimo. E niente, sono delle sigarette... 100 praticamente, non sono come quelle standard, quindi prego. Cleopatra, yeah. Allora, pacchetto molto bellino, con raffigurata questa mummia puzzolente, il pacchetto fatto con la solita carta patinata come quella dei libri, no? C'è presente, no? Non so se mi seguite, e come quella delle Parisienne rosse, so che qua fuori è tipo, come si può definire, un po', cioè sembra che sia stata plastificata. È diversa quella al tatto, però comunque patinata, l'ho sentita toccando dentro, capisci che è comunque una carta patinata molto molto sottile, peserà al foglio, peseranno 100 grammi, ma va, peserà un chilo, 40 grammi al metro quadro peserà, più carta leggerissima, leggerissima e basta, nient'altro da dire, scritte arabe, proprio Ndiringrin, traduci greco, vieni qua, traduci, se sei esperto di arabo, parla! No, adesso sempre, pensano che non ci sia Cridi sulla terra. Sempre là muto. Spero che l'abbiate sentito. Ha parlato. Ha parlato col culo. Sembra di stronzare. Ecco, apro. Ci tocca aprire la finestra. Allora. Che puzza. La scheda tecnica non lo so, forse qua sotto, perché vedo scritto un 10 e un 1, ma non ne sono per niente sicuro, quindi non diciamola che forse è meglio. Non sono un granché davvero queste sigarette, perché... pizza sto... Effect tax, sì. Me ne frega il cazzo, fammi parlare e poi fai, senti quel cazzo che ti parla. Non sono un granché come sigarette davvero, perché le ho già fumate e fanno un po' schifo. Non so neanche chi le fa, perché è tutto scritto in arabo, quindi non può... A parte... 20 sigarette filtrate, per fortuna, non so dirvi, quindi mi dispiace. Sulla sigaretta c'è pure riportato, non so, una matricola che c'è scritto 3GP5A, che tutte le sigarette che ho fumato di questo, di queste Cleopatra qua, perché mi ha portato mezza stecca praticamente, sono sempre state 3GP5A, quindi non so se è una roba rappresentativa così a muso. Allora, passiamo alla recensione. Di primo acchito hanno un sapore abbastanza dolce, che però fa un po' schifo come dolce, ok? È un po' amarognolo. Come una nicotina in gola non si sente, e lascia un odore... acido tendente al chimico, quindi non mi piace per niente. Andando più nello specifico invece, si sente sempre il sapore, questo dolciastro qua tendente all'amarognolo, che diciamo che insieme fa un po' cagare, ok? Il copo di aiutare in gola come al solito non si sente e lascia un odore acido, chimico, dolciastro. Sono delle sigarette che sono un misto di sapori e di odori. Non so quanto le possa aver pagate, spero che non le abbia pagate più di 4 euro a pacchetto, perché sennò sarebbe una rapina. Non sono un granché, non ve le consiglio. Se poi voi siete curiosi di prenderle, prendetele pure, però fanno un po' schifo, anzi buttiamo via subito, va? E niente, erano le Cleopatra, come voi chiederei un 5, essere buono davvero. Niente, ma a me fanno schifo, non ve le consiglio, voto 5, poi voi fate quel cazzo volete voi, come al solito. Queste erano le Cleopatra Superstar, ci vediamo alla prossima puntata di Aiuto al Fumatore, state bene tutti.